e dunque siamo l'unica regione che prevede un finanziamento così alto ad integrazione di quello che già è previsto da finanziamenti statali. Parto dai risultati attesi. In genere quando si fanno politiche si annunciano e poi non si sa misurare l'impatto. Parto dai risultati attesi. 7.000 docenti lombardi formati grazie alla Senegal di Lombardia, 562 studenti meritevoli in viaggio con esperienza di dote e merito, 23.000 studenti lombardi qualificati e diplomati nei percorsi di FP, 3.000 studenti apprendisti per il mercato del lavoro lombardo, 3.100 super tecnici del futuro formati nei percorsi lombardi di FPS e ITS, 2.000 diplomati inseriti nel mercato del lavoro con garanzia giovani, concorrenti e flusso. Quali saranno le politiche? Per una scuola lombarda libera e solidale, quindi il consolidamento di una scuola e anche dote scuola. Per quanto riguarda i disabili, c'è la novità dell'intervento regionale per l'integrazione scolastica degli studenti appunto con disabilità. Ci siamo fatti carico dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza nell'istruzione secondaria di secondo grado e FP e gli interventi per l'integrazione scolastica con degli studenti con disabilità sensoriali per tutti i gradi di istruzione di FP in collaborazione con i comuni. Stiamo adesso ricevendo in questi giorni richieste di integrazione per l'assistenza, ci faremo carico anche di questo, sapendo che l'unica regione che ha garantito il servizio fin dal primo giorno di scuola, Presidente, con riferimento al trasporto e assistenza per un importo di 31 milioni. Abbiamo investito sulla formazione dei docenti, quindi per docenti lombardi 4.0, per portare i docenti della scuola lombarda ad avere familiarità con coding, tinkering, robotica educativa, realtà virtuale aumentata, accessibilità web per disabili, per prevenire il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole, anche rispetto a questo ringrazio la collega Brianza, sapete che il Consiglio regionale di Regione Lombardia è stato il primo consiglio, prima ancora del livello nazionale del Parlamento, ad approvare una legge di prevenzione al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Quest'anno stanno per partire corsi di formazione per 1.400 docenti di scuola e di centri di formazione professionale. Avremo progetti territoriali realizzati da reti provinciali e sarà istituita una consulta regionale del bullismo. Saranno presentati anche quest'anno 20 progetti per 1.000 studenti, protocolli regionali per l'alternanza scuola-lavoro con i nostri stakeholder, quindi si aggiunge al lavoro che fanno le scuole, che fanno l'ufficio scolastico regionale, che fanno gli altri soggetti. Quindi progetti esemplari. In più, da quest'anno Regione Lombardia accoglierà gli studenti in alternanza anche presso i propri uffici, coinvolgendo nei progetti presso alcune direzioni generali. Devo spendere qualche parola in più, perché vedo che la stampa non ha mai ripreso abbastanza questa politica che ha avuto un successo straordinario con l'adottamento. Quest'anno i ragazzi eccellenti di Lombardia, quelli cioè che nella sessione dell'esame di Stato hanno meritato la lode nella conclusione degli studi superiori e il 100 nella conclusione degli studi di formazione professionale, sono aumentati e saranno 562, 342 sono i diplomati con 100 e lode, 203 diplomati FP con 100 e io veramente voglio fare una menzione speciale a 17 diplomati FP con 100 apprendisti. Presidente, sono stati, quindi già lavoravano questi ragazzi, hanno preso il massimo quando hanno conseguito il diploma. Comunque per dire che sarebbe bello se qualche testata volesse approfondire, perché poi sentiamo a volte cose che sono importanti. Questi sono i cataloghi che noi abbiamo prodotto, è preparazione del quarto catalogo dote e merito, abbiamo offerto esperienze uniche e ripetibili nel mondo, ricordo quella di quest'estate, per esempio, condotta con in collaborazione con la Fondazione Collegi Università Lombarde, che ha portato i nostri eccellenzi dell'anno scorso ad Astana a visitare l'Expo 2017 e soprattutto sono andati nella base spaziale del Kazakistan e i ragazzi hanno potuto incontrare Nespoli, l'astronauta, e poi assistere al lancio della navicella spaziale. Insomma, non a tutti i ragazzi capita di fare questa esperienza a 18 anni, quindi credo che Regione Lombardia meriti un riconoscimento, ma ancora tante altre cose faremo
sono stati a Cuba, sono stati in California, Pechino, ma faremo ancora cose ancora più interessanti, sono certa, col catalogo di quest'anno che poi andremo a presentare. Per studiare e lavorare nel mondo, l'internazionalizzazione è un tratto ormai identitario dell'istruzione lombarda, qualità, innovazione, internazionalizzazione. Quindi noi ringrazio, qui c'è la struttura, dottoressa De Verde e il dottor Di Raimondo, che con gli altri operatori della struttura, e il dottor De Bocchieri, che oggi è impegnato in un'altra istituzione, ma che ha fortemente voluto insieme a me realizzare queste politiche. Abbiamo previsto progetti nel mondo per gli studenti della formazione professionale, non solo, sono stati già approvati 6 progetti in Europa piuttosto che negli Stati Uniti, addirittura in Indonesia. Insomma, i nostri ragazzi, grazie alla Regione Lombardia, se meritano o comunque se hanno voglia di imparare meglio le lingue, di conoscere il mondo, di capire come gira il mondo del lavoro, della formazione del mondo, possono farlo. E veniamo al un altro tratto assolutamente identitario della nostra istruzione, e sono lieta di presentare questo tratto alla presenza in una sede così importante, che è quella di una conferenza stampa con il Presidente Maroni, perché abbiamo realizzato, non a caso a fine legislatura ci è voluto del tempo, la filiera professionalizzante regionale, cioè da quest'anno un'altra istruzione possibile in Regione Lombardia, andare a scuola di mestieri e soprattutto cominciare a studiare per essere operatori, quindi professione professionale, formazione professionale, e qualificarsi anche come tecnici e super tecnici nel futuro, sempre nei centri di formazione professionale lombardi, senza quindi andare poi all'istruzione statale a prendere l'esame di Stato e fare poi il biennio post diploma che organizziamo insieme a livello nazionale. Questo è il più grande risultato politico che noi volevamo raggiungere, l'abbiamo raggiunto. Pensate che è l'unica regione che ha questo tipo di offerta formativa, ed è praticamente quella che troverete nelle vostre slide in questo modo. Ma questo perché? Perché ci sono 48 nuovi percorsi di FTS del quinto anno che vengono offerti sia direttamente dai centri di formazione professionale, quindi crescono la nostra istruzione professionale che è ulteriormente qualificata, non ha nulla da invidiare ormai a quella statale, e 16 percorsi sempre del quinto anno sono negli ITS, di cui fanno parte nelle fondazioni per l'istruzione tecnica superiore, di cui fanno parte i nostri centri di istruzione e formazione professionale. Quindi 14.227 studenti hanno scelto al primo anno di iscriversi a corsi di ristorazione, turismo, benessere, meccanica, impianti, costruzione agroalimentare, grafico multimediale, servizi alle persone, servizi alle imprese, informatica e comunicazione, in modo da avere. Questi ragazzi potranno dal terzo anno cominciare a lavorare con contratti di apprendistato di primo livello e continuare a formarsi secondo le qualifiche europee e nord europee. Quindi direi che con questi numeri e con questo percorso, che badate bene, abbiamo fortemente voluto a livello regionale con la legge 30, a livello nazionale proponendo e ottenendo una modifica della 107, perché fino all'approvazione della 107 non era possibile accedere ai corsi superiori senza aver superato l'esame di Stato. Noi abbiamo modificato in 2 leggi nazionali la buona scuola al punto all'articolo 46, parlando proprio di formazione per il diploma professionale, non era mai avvenuto nella storia scolastica nazionale, e il JOPAC, che ha previsto l'apprendistato formativo, mettendo insieme le 3 cose, legge nazionale, IFTS regionale e la legge del JOPAC dell'apprendistato formativo, noi oggi garantiamo agli studenti un'altra scuola, un'altra istruzione, tutta regionale, tutta orientata, orientata al lavoro, e ricchi soprattutto, che dà risposte al mercato del lavoro lombardo. Gli imprenditori sanno che possono curvare i nostri percorsi di formazione professionale sulla base delle loro richieste, e attuali e del futuro, perché questi sono tecnici del futuro. Basta guardare, poi se avete tempo, se siete interessati, a parte i 27 milioni che noi diamo per apprendistato e per i NEET dalla strada al lavoro, basta vedere i titoli dei percorsi che sono stati autorizzati
bandi che riguardano tutte le province, la Varese, Brescia, Milano, Bergamo, Varese ancora, sono avanzatissimi percorsi di meccatronica, di automazione, di management, di produzioni chimico tessili, medico bioinformatica, insomma stiamo costruendo davvero percorsi assolutamente innovativi e competitivi rispetto a quello che le aziende saranno chiamate a fare. Per non parlare poi dei percorsi ITS, segnaliamo due nuove fondazioni per le province di Sondrio e Mantova, abbiamo riconosciuto 13 premialità per corsi ITS con percentuali di inserimento lavorativo superiori all'80%, abbiamo inserito 2.000 studenti con garanzia giovani in uscita dai percorsi della scuola superiore. Naturalmente, se poi vi interessa, ci sono le policy nei numeri nelle città di Lombardia, dove vedrete che effettivamente le nostre politiche hanno raggiunto tutti i territori lombardi. Devo fare una menzione speciale per Bergamo, perché Bergamo, Milano si sa che per grandezza di numeri ha sicuramente una proposta anche nella filiera professionalizzante molto alta. Tra l'altro, io domani visiterò per l'inizio dell'anno scolastico il CAPAT, il Politecnico del Commercio e del Turismo, che rientra nella top 10 degli apprendisti, che ha percorsi di formazione professionale a livello europeo, ma è anche una scuola paritaria, sono già stata una statale. Devo dire che Bergamo però fa invidia un po' a tutti, perché rispetto agli FTS ha 8 percorsi e 18 ITS, 18 percorsi di istruzione tecnica superiore, so, si candida a formare i tecnici del futuro, come Brescia, come Varese, come la stessa Milano. Ma questo per dire che le nostre politiche hanno avuto un impatto molto forte nella formazione. Insomma, io sono fiera di dire, concludendo, che la Giunta Baroni, il Presidente Baroni, che ha fortemente voluto queste politiche e quindi mi ha permesso di, come dire, di elaborare anche una nuova formazione professionale, una nuova filiera professionalizzante, con questa giunta abbiamo determinato una vera evoluzione del sistema educativo regionale e soprattutto abbiamo introdotto una cultura della scuola che guarda al lavoro, della formazione che guarda al lavoro e che può essere anche e solo territoriale e non solo statale, che è il grande limite